Allora, sono Pino Romano, io faccio parte di un piccolissimo movimento che si chiama Un Sogno per Carini, che poi è confluito nei movimenti civici di Sicilia. Questo lo dico, ora per arrivare ai movimenti civici di Sicilia c'è un lungo percorso di un anno e mezzo. Dico, in 3 minuti non credo che si possano... che si possa nemmeno fare un discorso compiuto, quindi cercherò di andare a pesce e lasciare la cosa. Siamo venuti, perché siamo venuti a Bologna? Incontrando, intanto perché abbiamo conosciuto alcune realtà e abbiamo capito che noi che eravamo in Sicilia facevamo le stesse analisi, le stesse elaborazioni di Michele Lotti che stava a Faenza. Allora ci siamo, interessati al percorso nazionale che è solo, che è necessario soltanto della buona volontà, perché l'Italia è sicuramente migliore di chi la governa, la Sicilia è migliore di chi la governa, Palermo, Catania sono migliori sicuramente di chi la amministra, ma intanto i governanti sono eletti in maniera democratica e il risultato lo conosciamo tutti. Ora, questo risultato, secondo noi, non delegittima gli elettori, gli italiani, i siciliani, i palermitani, i catanesi, ma delegittima forse quella politica che vuole un percorso, un cammino diverso, alternativo, a quello là, innovativo, ma che poi non riesce a produrre risultati. Allora da questa analisi abbiamo cominciato a ragionare, intanto veniamo proprio da esperienze piccole, domestiche, cioè molti di noi vengono dai gruppi di acquisto, attraverso i gruppi di acquisto si è fatta una rete, e poi da parlare della quotidianità ci siamo accorti che anche la politica deve essere fatta di quotidianità, la politica deve risolvere i problemi quotidiani. In questa maniera siamo riusciti, ma con una pazienza di quest'epoca e non stando in un posto, convocandoci sempre a Palermo o sempre in un altro posto, ma girando la Sicilia, a avere la presunzione di incontrare tutti. Abbiamo cercato veramente tutto quello che c'era, di incontrare tutti i movimenti e i raggruppamenti civici, le liste civiche veraci, li chiama Roberto Brambilla, cioè quelle che non sono là. Le false liste perché un partito ne presenti 3-4 anziché quello ufficiale. Allora dico, incontrando queste qua, molti sono venuti, molti sono andati via, però su alcune regole e su un metodo ci siamo poi molti ritrovati e siamo rimasti fino ad arrivare a fine novembre, c'era Michele, c'era pure Roberto Brambilla, Michele Lotti a Palermo, a costituire i movimenti civici Sicilia, cioè 50 movimenti di tutta la Sicilia che hanno un unico sentire e un unico agire. In questo percorso, e questo ve lo vogliamo, siamo venuti qua per portarvi una testimonianza, perché molte difficoltà, molti passaggi anche importanti li abbiamo dovuto affrontare e li abbiamo risolti in una certa maniera, alla nostra maniera, ma per carità ve la portiamo come esperienza perché potrebbe essere anche... Il primo di questo era il rapporto con i partiti, cioè tutti noi abbiamo fatto, quelli che poi ci siamo ritrovati nei movimenti civici, io ho un ragionamento che noi eravamo più avanti dei partiti, perché i partiti sono così occupati delle loro questioni interne che hanno già tagliato da tempo, ma da tempo in memoria, i rapporti col territorio. E quindi noi eravamo oltre i partiti, noi con i partiti di centro e con i partiti di centro, eravamo dalla parte dei cittadini che votano a destra o votano a sinistra, ma sono la gran parte degli italiani è gente onesta, indipendentemente da chi vota e come vota, bisognerà interrogarsi perché in Sicilia c'è stato 61-0 famoso, non era colpa dei partiti o della gente. Allora noi l'abbiamo risolto in questa maniera, nel nostro, ci siamo dati uno statuto e regolamento, nel nostro statuto e regolamento è detto che
noi siamo oltre i partiti, quindi né a destra né a sinistra cosa, e con i partiti intanto però non contro i partiti, vogliamo dialogare. Quindi chi fa parte di un partito costituito non può fare parte dei movimenti civici di Sicilia, perché ha quando ha preso la testa un partito ha sottoscritto un regolamento, uno statuto, una cosa, che sicuramente ha la sua validità, la sua valenza, quindi sarà un interlocutore dei movimenti civici e sulle battaglie vere, quando riguarda la gente, ci troveremo a piedi. Ma l'abbiamo risolto in questa maniera. Allora vi devo dire che abbiamo, dico, noi siamo stati in un anno e mezzo, figuratevi se i partiti non ci hanno attenzionati, siamo stati attenzionati ai partiti, più dai partiti del centro-sinistra che non dai partiti del centro-destra, ma siamo stati attenzionati. E a questa gente abbiamo detto che i suoi problemi ci saremmo risolti, però per essere inclusi e in un discorso inclusivo, perché i metodi e le regole, dico, servono a questo, anche a evitare le confusioni o a evitare le cose. Un percorso poteva essere fatto assieme, ma non poteva essere parte di noi. E allora dico, qualcuno ha fatto, mi avvio subito alla chiusura, vi devo dire, dico, che molta gente, dico, nonno, è rimasta con noi, quindi lasciando i partiti, dico, un percorso che non è, lo ripeto, contro i partiti, però questo è un punto fondante, perché in quell'anno e mezzo ci sono state lacerazioni, ci sono state discussioni che sono durate non con interventi di 3 minuti, anche più, però poi alla fine riusciamo a dialogare meglio con quelle forze che sanno che cosa siamo e che cosa vogliamo fare, riusciamo a dialogare perché non c'è confusione di parte, non c'è confusione di parte e non c'è nemmeno conflitto di interesse, dico, perché ci ritroveremo quando ricercheremo alleanze, eccetera, da parte delle cose. Però i problemi della gente sappiamo analizzare cosa. Le soluzioni sono molto spesso, dico, diverse, però ragionandoci sopra poi si arriva a un punto di sintesi. Grazie. Grazie.